Eccoci finalmente al primo passo di una lunga avventura, almeno per come ho pensato di farla io, perché stiamo parlando della mia personale migrazione di OpenHub dalla versione 2.5 che attualmente sto utilizzando da un paio d'anni almeno, alla nuova versione 3. Come descritto nel video precedente di introduzione, il primo step, come vedete anche dalla slide, coinvolge la preparazione del sistema. Quindi ripassiamo velocemente insieme i vari punti, andremo a scaricare la versione OpenAbian che contiene OpenHub 3 e diverse configurazioni già pronte all'uso. Infatti, OpenAbian è una versione di sistema operativo Linux ottimizzata e preparata proprio per il sistema OpenHub. Poi andremo a effettuare il backup dell'InfluxDB che sta girando sul Raspberry dove dovrò installare il nuovo sistema. Essendo l'InfluxDB di produzione, ne farò lo stop del servizio e il backup subito prima di installare OpenAbian sull'SD. E quindi puoi fare i vari aggiornamenti del sistema operativo e dei pacchetti software. Una volta installato OpenAbian sull'SD, quindi sul Raspberry 4, andremo a installare Docker e Portainer per poi installare di nuovo InfluxDB 1.8 versione Docker, reimportare i dati e verificare che tutto funzioni e quindi che l'attuale OpenHub 2.5, che comunque per un po' mantengo parallelamente alla nuova versione 3 finché non l'avrò configurata e migrata tutta, che appunto l'OpenHub 2.5 riprenda a scrivere sull'InfluxDB. Ok, detto questo, allora possiamo partire subito con il download di OpenAbian andando direttamente sul sito di OpenHub. Ok, eccoci sul sito di OpenHub, quindi andiamo subito su Download e decidiamo, scegliamo la nostra distribuzione che vogliamo scaricare. Quindi noi siamo su Raspberry e scarichiamo, alla fine ho deciso di scaricare la Milestone, che è la versione intermedia tra la stable poco aggiornata ma stabile e la snapshot aggiornata all'ultimo, di solito ogni giorno fanno un rilascio che però può contenere numerosi bug. La Milestone diciamo che è la giusta via di mezzo che contiene dei nuovi aggiornamenti abbastanza frequentemente. Qua sotto ci dice che circa una volta al mese viene rilasciato un aggiornamento, quindi è abbastanza stabile e contiene un po' di aggiornamenti rispetto alla stable. Le opzioni per installare OpenHub sono tre. La prima, che è quella che faremo noi, è scaricare l'immagine di OpenAbian e installarla su un SD card e poi inserire l'SD card nel Raspberry e seguire l'installazione. Oppure si possono installare i pacchetti APT, quindi come una classica installazione via software già sul Raspberry, ad esempio col sistema operativo. Oppure si può fare l'installazione manuale, cosa che però io eviterei perché OpenAbian è la cosa più comoda perché offre già tutta una serie di configurazioni pronte proprio per fruire al meglio di OpenHub, senza dover impazzire, soprattutto all'inizio, soprattutto per i non tecnici. Quindi andiamo a scaricare la versione. Allora ci dice prima di scaricare e installare Etcher, che lo vediamo, è un software che permette la scrittura delle immagini su SD. Io lo scarico perché non so che versione ho attualmente. Mentre lui scarica, andiamo a cercarci la nostra immagine sul GitHub, l'immagine di OpenAbian da scaricare sul GitHub. Ok, siamo alla versione 1.6.4 di OpenAbian del 16 marzo, quindi un mesetto e mezzo fa. Ok, ci scarichiamo la versione 32 bit. La versione 64 bit è in beta, ma sinceramente non mi fido tanto. Adesso, mentre scarica, andiamo a leggere cosa ci dice di fare. Ci dice di scrivere l'immagine sull'SD card usando Etcher, mettere l'SD card nel Raspberry, renderlo disponibile in rete, quindi o gli attacchiamo un cavo di rete oppure configuriamo il wifi, lo avviamo e aspettiamo il setup iniziale che può durare dai 15 ai 45 minuti. Nel caso in cui qui ci dice che se abbiamo scelto la configurazione in rete wifi ma non riusciamo a raggiungere il nostro Raspberry, OpenAbian appena installato lancerà un hotspot. Quindi noi col PC potremo connetterci direttamente alla rete creata dal Raspberry,
per fare le configurazioni necessarie e metterlo poi in rete standard. Poi utilizzeremo l'Open Abian Config, questo c'era anche nella versione 2.5 che permette di fare tutta una serie di configurazioni utilizzando dei menu e non utilizzando la shell. In questo caso ci dice di utilizzare Open Abian Config per cambiare la versione che vogliamo installare sul branch di GitHub e poi andremo sulla home page di OpenHub, quindi l'IP o il nome del nostro server Raspberry, porta 8080, e da lì in poi inizieremo la configurazione direttamente dall'interfaccia di OpenHub. Adesso attendiamo che vengano scaricati i pacchetti e poi ci ritroviamo per la scrittura dell'immagine sull'SD. Anzi, prima di scrivere l'immagine sull'SD devo ovviamente liberare l'SD e quindi fare il secondo punto della mia scaletta, cioè il backup di InfluxDB. A quel punto poi la mia schedina la posso formattare e posso partire con l'installazione ex novo. Prima di effettuare il backup di InfluxDB devo essere certo che InfluxDB sia raggiungibile da un nodo remoto. Questo perché vorrei fare il backup dal Raspberry 3, dove attualmente c'è OpenHub 2. In questo modo i file di backup li tengo lì, posso formattare il Raspberry 4 e quando sarà pronto li reimporterò. Quindi devo andare a controllare il container di InfluxDB che abbia la porta 8088 forwardata. Infatti non ce l'ha, quindi devo far sì che il mio Docker mi esponga anche la porta 8088 verso l'istanza InfluxDB. Quindi devo modificare il container, riavviarlo in modo tale che mi venga esposta la porta 8088. Per far questo però prima preferisco stoppare il mio OpenHub 2, quindi siamo qua. Così siamo sicuri che nessuno più scriva sull'InfluxDB. Ok, a questo punto questo non ci serve più per adesso. Andiamo a fare l'edit, quindi creiamo una nuova porta 8088. Che mappa 8088 deploy the container. Ok, aspettiamo. Ok, dovremmo essere a posto perché il mio InfluxDB è in running e c'è la porta 8088 mappata. A questo punto occorre fare ancora un'altra cosa perché bisogna far sì che nel nostro file di configurazione di InfluxDB ci sia il binding non solo sul localhost ma anche su un'IP che è raggiungibile dall'esterno. Quindi a questo punto dobbiamo andare a prendere questo file e modificarlo. Questo file si trova sul Raspberry 4, che è la macchina che ospita il mio Docker. Quindi andiamo in cd data docker influxdb. Con nano modifichiamo il nostro file. Ecco, vedete il bind address è in localhost. Quindi questo va cambiato con l'IP che ha l'istanza Docker 1703. Salviamo e riavviamo container. Ok, per essere sicuri che ha preso le modifiche, apriamoci un attimino il prompt del container. Andiamo nella cartella etc influxdb, qui dovrebbe esserci il nostro influxdb.conf. Facciamo un cat influxdb pipagrep-i bind e vediamo se ok, l'ha presa. A questo punto possiamo provare a fare il backup. Quindi mi prendo il Raspberry 3, prendo il comando per fare il backup che me lo sono preparato prima e lo lancio. Ecco che sta andando, adesso aspettiamo che finisca e poi siamo pronti a prendere la nostra SD dal Raspberry 4 e installargli sopra OpenAbian. Ok, il backup ha finito, andiamo solo a verificare data backups, qui c'è InfluxDB, vediamo un po' quanto è grande questa cartella, 385 MB, ok, ci può stare. Ancora un piccolo step perché così, giusto per non saperne leggere né scrivere, mi faccio anche il backup della cartella data di InfluxDB su un NAS che ho collegato in rete. Questo lo faccio direttamente dal Raspberry 4. Vado solo a cercare qual è il volume, che non me lo ricordo più, il volume data di InfluxDB, InfluxDB data che mappa questo percorso. Quindi me lo copio.
ci vado dentro. Ok, io mi copierei tutta questa cartella sul NAS. Sudo scp-r e poi le credenziali di connessione, l'IP del NAS e il path. Diciamo che io ho già una cartella sul NAS dove faccio il backup di OpenHub 2 periodicamente. Qui ho dimenticato un pezzo. Quindi asterisco, copio tutto sul NAS. Adesso mi chiederà le credenziali. Ok, lasciamolo andare. Ok, backup finito, andiamo solo a verificare sul NAS che la dimensione sia più o meno quella che ci aspettiamo. Quindi sono qua. Vado in shares, backup OH2, temp. I file ci sono, facciamo un DU 694 mega, DU -sh. Sudo 663. Va bene, ci può stare. Adesso ultimissimo step, giusto anche solo per pratica, mi farei il backup dell'immagine di InfluxDB, così come è configurata, quindi vado qui, qua scrivo InfluxDB test, la creo, poi vado nelle immagini, la dovrei trovare qua, test, eccolo qua, ovviamente non è utilizzata e faccio l'export. Mi dovrebbe fare un pacchetto, un file praticamente che io potrò poi reimportare sulla nuova versione e ottenere, diciamo, le stesse identiche configurazioni. A questo punto siamo pronti per formattare il nostro Raspberry 4, quindi lo spegniamo. Shutdown-h, now. Così tiriamo fuori l'SD e la configuriamo. Ok, rieccoci qua. Abbiamo spento il Raspberry, preso l'SD e messa sul PC con un adattatore. A questo punto andiamo a creare l'immagine sull'SD. Utilizzando Etcher, ho scaricato anche la versione portable, giusto perché preferisco non installarlo. Se lo lanciamo, andiamo a scegliere il nostro file immagine, come destinazione mettiamo la D, occhio a non sbagliare disco perché poi si perdono tutti i dati, e flashiamo. Ah, ottimo, abbiamo un errore. A questo punto quasi quasi provo con un altro programma, perché questo effettivamente non l'ho mai usato. Allora, dovrei avere Win32 Disk Imager, lo apriamo. Ok, però mi serve avere l'immagine scompattata, se non sbaglio, quindi la scompattiamo qui. Ok, selezioniamo l'immagine. Disco D, stando attenti a scegliere quello giusto, scriviamo e aspettiamo. Bene, siamo arrivati alla fine, abbiamo scritto l'immagine sulla nostra SD. A questo punto non ci rimane altro che mettere la SD nel Raspberry e far partire l'installazione. Dopo aver lanciato l'installazione e atteso qualche minuto, è possibile collegarsi all'indirizzo IP del Raspberry per verificarne lo stato di installazione. Infatti, basta che il Raspberry sia connesso a una rete o Wi-Fi o Ethernet, che in automatico offre un'interfaccia web per appunto verificare quello che sta facendo, senza la necessità di collegargli un monitor. Ed eccoci arrivati alla schermata iniziale di configurazione. Quindi il sistema è stato installato ed è pronto per essere configurato.